I campioni campani che si sono distinti nelle varie discipline natatorie nel corso della passata stagione agonistica sono stati premiati dal Comitato regionale campano della Federazione Italiana Nuoto. La passerella nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli. La manifestazione è un appuntamento tradizionale nel panorama sportivo campano e omaggio agli atleti che hanno conseguito risultati importanti nel nuoto, il nuoto di fondo, la palla a nuoto e il salvamento. Nel corso della cerimonia è stato presentato anche il calendario 2020 realizzato dal Comitato regionale campano della FIN sui protagonisti e i risultati da loro conseguiti nel 2019, assegnati anche dei riconoscimenti speciali ed è stato introdotto per il primo anno il premio del cuore che è stato assegnato a Tommaso e Pina Castaldo, genitori del piccolo Matteo nato con una grave malformazione. Il presidente del Comitato regionale campano della FIN, Paolo Trapanese, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e Paolo Barelli, presidente nazionale FIN. Noi oggi premiamo i nostri campioni che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale, ma soprattutto perché siano stimolo per gli altri giovani, perché possono crescere con sani principi e con quello che noi proviamo ad insegnare tutti i giorni, e cioè un modello per diventare campioni sì nello sport, ma soprattutto per diventare campioni nella vita. Siamo orgogliosi di riconoscere il livello altissimo dei campioni della nostra regione, insieme alla Federazione Italiana Nuoto, a quella ovviamente locale. E quindi c'è tutta la città che esprime la gratitudine per quello che hanno fatto e ovviamente per quello che si preparano a fare per questo anno. Il 2019 è stato per Napoli e per l'Italia un anno importante con le Universiadi, con un lavoro di squadra abbiamo ristrutturato quasi tutti gli impianti, tra cui l'impianto natatorio più importante della nostra città, che è la Scandone, e quindi adesso dobbiamo lavorare insieme per renderle al meglio fruibili per tutti gli atleti, perché qui gli atleti sono tantissimi, la città d'Europa con il maggior numero di giovani, e quindi adesso abbiamo offerto anche impianti sportivi all'altezza della sfida atletica e sportiva dei nostri giovani. La Federazione Nuoto conta, punta nella sua storia, nel suo presente, nel futuro, affinché le società campane, le società napoletane possano dare il loro contributo come hanno sempre fatto. E ci avventuriamo nell'anno olimpico, ormai ormai all'orizzonte vediamo le Olimpiadi, fra qualche giorno cominciano i campionati europei dove le donne, il sette rosa, si gioca il posto per le Olimpiadi, invece i maschi, il sette bello, è già qualificato, poi avremo i trials per il nuoto e così via. Pensiamo di andare alle Olimpiadi con una squadra molto numerosa. Sulla qualità e sui risultati dipenderanno un pochettino anche dagli avversari, che saranno avversari sicuramente molto 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 competitivi.